Seconda semifinale del Südtirol Summer Classic presented by Sparkasse, a incrociare le stecche i tedeschi del Düsseldorfer EG e i cechi dello Skoda Pilsen. I tedeschi partono subito bene nel match, minuto 3.57, Daniel Fischbuch all'incrocio dei pali, bella azione del numero 71 in maglia giallo-rossa, salta un difensore, prende la mira e scarica all'incrocio dei pali la rete che vale l'1-0, bella azione personale da parte di Daniel Fischbuch. Il Pilsen prova a rispondere, prima Lang si divora il gol dell'1-1, poi Hokeland inizia la sua grande serata con questa bellissima parata su Hrabik. Düsseldorf che chiude avanti i primi 20 minuti, poi si scaldano gli animi nel secondo tempo, ne beneficia il Pilsen che al minuto 26 e 15 arriva al pareggio, disco che da Mertl schizza sulla stecca di Lukas Kanak che infila la rete dell'1-1, la conclusione dalla distanza deviata proprio davanti alla porta, poi il tiro di prima intenzione è del difensore cieco. La gioia del pareggio dura appena 32 secondi perché inizia lo show di Brendan O'Donnell, disco da Kumiskey al numero 21 del Düsseldorf che di prima intenzione beffa un non perfetto Pavlat. Düsseldorf ancora pericoloso, ma questa volta è il palo a dire di no ai tedeschi. Minuto 34 e 32, il Pilsen torna a farsi sentire. Grandissima azione sulla destra di Sedlak che si porta a spasso tutta la difesa tedesca. Pacca centro per Hrabik che va a segnare la rete del 2-2. Bellissima l'azione sulla corsia di destra di Sedlak, disco verso il centro per il compagno che deve soltanto spingere in rete. Al minuto 48 e 49 siamo nel terzo tempo, O'Donnell torna a fare tutto da solo, si impossessa del disco, si accentra e segna una meravigliosa rete del 3-2. Grandissima serata per l'attaccante in maglia giallo-rossa. Eccola qui la sua azione che porta il vantaggio ai tedeschi. Il Pilsen si fa subito pericoloso con Sedlak che colpisce la base del palo dopo un errore di Hokeland, clamorosa occasione per il pareggio per i cechi. Tiene però in qualche modo la retroguardia tedesca, così come tiene uno strepitoso Hokeland su questo intervento su Räikkönen, un gol quasi fatto per Räikkönen che non riesce ad alzare il disco e viene fermato dall'estremo difensore in maglia giallorossa. E poi a un minuto e 55 dal termine arriva la rete del definitivo 4-2 a firma di Bernhard Ebner che chiude i conti e spedisce il Düsseldorf in finale del Südtirol Summer Classic.